Sono all'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, in attesa del mio volo per Bologna. Se avete letto i giornali locali, sapete che ho scritto una lettera all'amministratore delegato dello scalo Guglielmo Marconi sui disservizi dell'aeroporto. Dopo la mia lettera, l'amministratore delegato dell'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna ha risposto, descrivendo quelli che sono i cantieri in corso e assumendosi la responsabilità di migliorare le condizioni del nostro scalo nell'immediato. Mi auguro davvero che questo venga fatto, perché è nell'interesse dell'aeroporto stesso, della nostra città. La reputazione di Bologna passa da qui, dalla nostra qualità dell'accoglienza. Se le persone che devono prendere un volo nell'area Schengen, all'aeroporto Guglielmo Marconi, devono sdraiarsi per terra, sedersi in mezzo alle altre, nella calca, aspettare per ore di essere serviti dagli steward o avere il check-in, è evidente che c'è qualcosa che non funziona. Dunque, anche se ci sono dei cantieri, occorre affrontare i disagi mettendo le persone nella migliore condizione possibile. Rivendico il fatto di avere assunto un'iniziativa. L'ho fatto perché in tanti mi avete scritto, non soltanto in questi mesi, ma in questi anni. Sono 3 anni, infatti, che io segnalo questo problema alla direzione dell'aeroporto. Finalmente qualcosa si muove. Vi terrò aggiornati sui risultati e sui prossimi passi.